Avete qualche domanda? Ehi, bello in cabana. Quello là è forte in religione. A quanto sembra, la nostra è diventata una lotta tra il bene e il male. Satana ha una domanda. Sì, signore Cappellano Gill, ma dato che nessuno di noi due è Dio, non credo che uno di noi due sia nella posizione di dire chi è il bene e chi è il male. Limitati a fare la domanda. Stavamo parlando dei discepoli. Di che colore erano? Io non credo che si sappia con certezza. Però erano ebrei, esatto? Sì, certo. Come Gesù, giusto, Cappellano? Anche lui era ebreo. Limitati a fare la tua domanda. Di che colore erano gli ebrei? Ti ho già detto che noi non lo sappiamo con assoluta certezza. Allora non si può dare per certo che Gesù fosse bianco. Un momento, aspetta un momento. Dio è bianco, non è evidente. Nel quadro è evidente, ma questo non dimostra che Dio sia bianco. Il molto onorevole Muhammad ci insegna che Gesù non aveva gli occhi azzurri e i capelli biondi. E sempre Elijah Muhammad ci insegna che le immagini di Gesù appese sui muri delle prigioni e delle chiese di tutto il mondo non sono storicamente esatte, in quanto la storia ci insegna che Gesù nacque in una regione in cui la popolazione era di colore. Nella stessa Bibbia che lei ci chiede di leggere, e precisamente nell'Apocalisse, capitolo 1, versetti 14 e 15, sta scritto che Gesù aveva capelli come lana e piedi color del bronzo. E allora dove vuoi arrivare? Da nessuna parte, le sto solo dimostrando che Gesù di Nazareth non era, per citare un modo di dire dei fratelli pelle rossa, non era un viso pallido. Aha. Amen. Ma che cosa interessante.